Teletutto racconta e Teletutto stessa si intreccia con un'altra realtà, nata ad Orzinuovi, nata attraverso la rete, nata da una telecamera, dalla telecamera di Ettore Bonetti, che è qui con noi. Buonasera Ettore. Buonasera a voi. Buonasera. Accompagnato da Maria Laura Giuliani, che è giornalista. Sì. Buonasera Maria Laura. E Nicola Fratelli, presentatore di Teleorzi. Buonasera, ciao. Buonasera a tutti. In effetti stiamo parlando di Teleorzi. Giusto? Esatto, sì, Teleorzi, questa realtà orziana appunto di Orzinuovi che da un anno e mezzo a questa parte, diciamo, sta andando a gonfie vele perlomeno nel nostro paese. Benissimo, è un paese che è molto importante, cioè nel senso non è satellite di Brescia, Orzinuovi è una realtà ben identificata, probabilmente forse anche per la distanza stessa da Brescia, è un paese popoloso, quanti abitanti ha? Sono quasi 11.000 abitanti. Esatto, sì. Con una bella piazza che è stata vissuta anche da un format televisivo di Teletutto. E è un paese anche molto attento alla realtà stessa di Orzinuovi, giusto? Esattamente. Mm-hmm. Esatto. E proprio per questo probabilmente Ettore Bonetti ha preso la sua telecamera e in qualche modo ha registrato, filmato delle cose che non andavano benissimo. Allora abbiamo incominciato circa un anno e mezzo fa e ci siamo detti perché non utilizzare il mezzo innovativo che è YouTube e la rete per denunciare le cose che non funzionano, ma non solo, anche le cose che funzionano del nostro paese. Siamo andati in primis a riprendere dei fossi colmi di immondizia, io dietro la telecamera dalla parte opposta a mio figlio, e lì abbiamo incominciato. Da lì in poi tutto quello che è arrivato è tutto solo ed esclusivamente di grande soddisfazione per quello che è il nostro piccolo format. Ettore, tu non ti sei improvvisato, giusto? Io sono 25 anni che uso la telecamera e non so se qualcuno di voi ha visto il film El Prete Neuf, che è nato dalla nostra fantasia, dal nostro entusiasmo. Io parlo per me, ma anche per le centinaia di persone che hanno contribuito per questo risultato di questo bellissimo film. Ci ha permesso di donare più di 110.000 euro in beneficenza nell'arco dei 4 anni che abbiamo speso per questo progetto e ci ha dato molte, molte soddisfazioni. Benissimo. Mario, tuo figlio, Mario, davanti alla telecamera, ok? Esatto, sì. Questo è sotto tua indicazione o lui stesso ha detto no papà, io credo di saperci fare, voglio stare davanti alla telecamera? Allora, al primo impatto è stato un pochino, non dico traumatico, però quasi, perché le parole non gli venivano spontanee, però poi piano piano ha preso un po' di dimestichezza e adesso se la cava abbastanza bene. Quindi all'inizio era un po' ingommato, poi invece si è sciolto? Si è sciolto e adesso va a gonfia vela e va come... E sono curioso di capire se il nostro Nicola ha vissuto lo stesso percorso oppure tu sei partito bello carico fin dall'inizio. Ma tu allora, sei presentatore di due programmi, esatto, di Teleorzi, sì. Giusto? Sì, io sono arrivato in questa realtà di Teleorzi un po' dopo, nel senso che Teleorzi è partita nel febbraio del 2003 e io invece sono arrivato nell'agosto del 2013, perché prima non conoscevo né Ettore né Mario, o meglio li conoscevo più per fama, sapevo che Ettore era il famosissimo regista del Preneuf, che a Orzinuovi ha avuto un successo straordinario, e nell'estate del 2013, la scorsa estate, ho avuto appunto il piacere di conoscere Mario, da cui è partita anche una profonda amicizia, e abbiamo cominciato così a trovarci un po' tutte le sere a casa di Ettore per decidere un po' che cosa fare di questa nuova realtà che stava nascendo, Teleorzi. Perdonami, quindi... Mario aveva 16 anni la prima volta che è, esatto, comparso davanti alla telecamera. Tu sì. Quanti anni hai? Io ne ho 20, l'anno scorso quindi ne avevo, okay, 19. Quindi sì. Giovanissimi. Sì. Benissimo, quindi ti sei proposto? Mi sono proposto, esatto, e ci siamo messi a tavolo, abbiamo cercato di studiare qualcosa che potesse andare al di là dei soliti servizi di informazione, ma che potesse essere anche un intrattenimento per gli spettatori che diventavano sempre più numerosi di settimana in settimana. Questa è una puntata speciale Natale 2013 di cosa? Del, esatto, Quizzone. Questa è una puntata del Quizzone, siamo partiti proprio con questo format. Questa è una puntata che abbiamo registrato nel dicembre dello scorso anno, era l'ultima puntata dell'anno, eravamo sotto Natale, e in questa puntata hanno partecipato Mario Bonetti e Maria Laura, che è qui con me, e contro hanno sfidato i due curati di Orzinuovi, Don Luciano e Don Alessandro.
E cosa tratta il quizzone? Che domande vengono allora, poste? Allora, sono domande di cultura generale, suddivise in una, su tre giochi, ecco, e i concorrenti si sfidano, c'è il gioco La mano più veloce, in cui devono essere più veloci appunto a pigiare il pulsante posto sul tavolo, c'è il gioco La botta di culo, quello che devono essere veloci a sedersi sulla sedia per rispondere. Insomma, sono tutti giochi low cost, come pure lo studio, noi lo chiamiamo così, il nostro studio è assolutamente uno studio low cost, perché noi non siamo assolutamente una realtà a scopo di lucro, di guadagno, ma siamo assolutamente dei ragazzi giovani, e mi viene da dire, visto Ettore anche un po' meno giovani, ma insomma giovani dentro, che hanno voglia di mettersi in gioco e appunto di cercare di divertire. Se fammi capire, bene. Quindi il quizzone viene registrato, ok? Esatto, sì, solitamente una volta a settimana. Ok, i concorrenti come vengono scelti? Si propongono o li pigliate voi per la cravatta? No, allora all'inizio abbiamo, naturalmente certo, siamo stati noi che siamo andati in cerca di concorrenti, invece poi abbiamo visto che comunque tantissimi si sono proposti e hanno voluto loro stessi partecipare al nostro gioco. Benissimo. Allora, dalla regia mi viene chiesto di porre, sì, questa domanda a Bonetti. Dove si può trovare il film citato? Preto Neuf, giusto? Se è acquistabile, scaricabile, dov'è? Allora, il Preto Neuf si può trovare tranquillamente nella mia macelleria di Orzi Nuovi, perché noi non abbiamo nessun tipo di distribuzione. Abbiamo un indirizzo che si può trovare tranquillamente sul computer, su internet, nel senso che basta digitare la parola El Preneur e ci sono tutte le informazioni possibili e immaginabili. Trovate il nostro numero di telefono, possiamo dire di aver venduto qualcosa come 7500 DVD che hanno permesso, come abbiamo detto prima, di aiutare tantissime realtà locali, di associazioni no profit, e quindi questo ci inorgoglisce abbastanza per quello che abbiamo fatto. Benissimo, torniamo ancora al Teleorzi, e adesso volevo anche interpellare Maria Laura Giuliani, giornalista. Tu in che modo sei entrata in Teleorzi? Allora, io sono stata coinvolta dopo un mese circa da che era iniziato il progetto da Mario e da Ettore, e devo dire che sono molto grata di questa cosa, perché è un'esperienza che mi diverte davvero tanto, mi ha divertito, continua a divertirmi ed è anche molto utile secondo me per i cittadini orceani. Che volete fare da grandi, Maria e Nicola? Bella domanda. Beh, il sogno nel cassetto naturalmente è quello di proseguire su questa strada, nel senso entrare in uno studio televisivo e poter fare qualcosa. Ti piace qua, per esempio? Ti trovi bene? Diciamo che io sono affascinato da questo mondo, esatto, infatti ho già scattato un sacco di foto prima dal retro dello studio. E quello è un po' il sogno del cassetto. Io attualmente sto facendo scienze della comunicazione e vedremo. Ok. Per te, Maria Laura? Io francamente non ho ancora le idee molto chiare, sono in terza superiore, quindi ho ancora un po' di anni, sì, ancora un po' di anni per pensarci. Sono rientrata su giurisprudenza, però dopo questa esperienza mi dispiacerebbe neanche il giornalismo, appunto perché ho visto che è molto bello, ecco, e gratificante informare la gente. Il tuo ruolo all'interno di Teleorzi per io adesso? Sono giornalista insieme a Mario Bonetti e niente, un'avventura che dura da circa un anno, come ha detto Nicola, ed è molto bella. Allora, dicevamo, il format, quale può essere il quizzone oppure l'altro colpo secco, esatto, viene registrato in uno studio attraverso, sì, la telecamera di Enrico, viene poi riproposto in YouTube? Sì, esatto, okay. Viene fatto il montaggio più o meno la sera stessa e viene messo la mattina dopo, il giorno dopo, su YouTube e condiviso tramite il nostro profilo Facebook, che è quello che ci permette di avere contatto diretto con la gente, perché se fosse solamente su YouTube non riuscirebbe, certo, ad avere visibilità. E noi sappiamo che tramite YouTube c'è la possibilità di avere una percezione reale di quante persone sono interessate a tutto questo, grazie base naturalmente alle cliccate, quindi alle visualizzazioni. Sì. Per esempio, datemi qualche numero. Allora, diciamo che siamo assolutamente sorpresi da questi numeri. Ad oggi abbiamo 118.600 visualizzazioni. 118.600, esatto, sono parecchie. Sono parecchie, sì. Sono parecchie anche perché siamo partiti così un po' per
gioco e assolutamente non ci aspettavamo tutta questa gente che così ci segue anche molto volentieri. Per quanto riguarda le puntate del Cuzzone, ne abbiamo fatte 16, raggiungendo circa 9.000 visualizzazioni, 9.500, per una media di 600 visualizzazioni a puntata. Ma si vince qualcosa? I premi sì, ci sono dei premi messi in palio dalle realtà commerciali, di Orzi Nuovi, dai commercianti del centro storico di Orzi Nuovi. E che ospiti avete avuto, o comunque che concorrenti, non so, qualche nome, è venuto lo sindaco oppure... Sono venuti sì, degli assessori comunali, hanno partecipato anche al secondo format, quello colpo secco, i giocatori della Gaga Orzi Basket, che è la squadra in Serie B del basket ad Orzi Nuovi. Massimo, il nostro regista, mi suggerisce che forse anche Prandelli in qualche modo è rientrato in Teleorzi. Esatto, sì, abbiamo avuto l'onore, il piacere di intervistarlo, era aprile del 2014, ci siamo trovati una mattina insieme a lui, una persona davvero eccezionale e molto disponibile. E ci siamo trovati nella piazza, nella cornice della piazza di Orzi Nuovi, abbiamo registrato questo video. All'inizio facevamo finta di trattarlo come un passante qualunque, no? In mezzo a centinaia di passanti che abbiamo fermato c'era anche Prandelli, che rispondeva tranquillamente alle nostre domande. Addirittura abbiamo chiesto: ma se lei fosse il CT della nazionale, che cosa farebbe? E dopo invece è iniziata l'intervista, quella un pochettino più seria, ma senza andare mai troppo sul serio. E intervista che è stata riproposta alla Notte Azzurra, esatto, organizzata il 10 maggio proprio come augurio per il mondiale per Cesare Prandelli. E se non sbaglio, questo video è stato riproposto anche all'interno del sito delle giornali di Brescia e anche esatto. Lì altre cliccate. Sì. Mentre Colpo Secco? Colpo Secco è un'avventura che è partita a gennaio di quest'anno, a gennaio del 2014, ci siamo ritrovati dopo le vacanze di Natale, abbiamo detto diamo un cambio al nostro format, il Cuzzone, quindi abbiamo deciso di fare questo gioco, di metterci alla prova con questo gioco, state vedendo le immagini, è composto da prove più pratiche, ovvero non solo domande ma anche appunto prove pratiche, bisognava indovinare degli oggetti messi all'interno di una scatola mentre il concorrente era bendato, insomma c'erano una serie di prove. Questa qua è proprio la prima puntata dove come concorrenti ci sono i ragazzi della Gaga Orzi Basket. Bene, così almeno se uno ha vergogna di mettersi in mostra nel Cuzzone con domande di cultura generale, qui esatto, va sul pratico, esatto, e si copre le spalle. Sì, sì. Infatti, questi ragazzi come lavorano? Ah, sono veramente eccezionali. Mi piace molto il loro entusiasmo e sicuramente Nicola innanzitutto avrà un futuro in questo ambito, perché è nato per fare questo lavoro. Se io fossi in voi non me lo lascerei scappare adesso. Cioè, sta parlando con la direzione del gruppo o con i telespettatori? Ci sarà qualcuno qui dentro che mi ascolta, non so, non lasciatevelo scappare, veramente, perché è un ragazzo in gamba, eccezionale, e questo è veramente il suo lavoro. Ma lo porteremo via da Teleorzi, quindi dovete pensarci bene. Beh, se questa cosa che abbiamo fatto possa essere servita come trampolino di lancio, ben venga. Va bene così. Assolutamente. Allora, ricordiamo, c'è un sito internet. Esatto, sì, c'è un sito internet, www.teleorzi.it, e potete trovare tutti i nostri video. Quindi benissimo. Esatto, oltre naturalmente al profilo Facebook Teleorzi Orzi Nuovi. Se non sbaglio, questo è l'Orzi Basket, uno degli ultimi video, giusto? Esatto, sì, l'abbiamo caricato proprio l'altro giorno ed parla del weekend appena trascorso ad Orzi Nuovi, in cui è stata fatta questa mega festa per il 50° del basket. Benissimo, grazie mamma che mi hai insegnato a parlare. e anche in Facebook, su Twitter naturalmente, e esatto, altri social network. Grazie ragazzi, salutateci anche Mario. Esatto, ciao, non era presente. Ringraziamo i nostri protagonisti di Teleorzi, mentre torniamo con Teletutto e facciamo una piccola pausa.